Bentornati amici nel canale. Oggi facciamo l'uva sciroppata ed io uso questa ricetta per fare sia quella nera che quella bianca. In primis andiamo a fare lo sciroppo ed abbiamo bisogno di una pentola, acqua, zucchero, limone, ed un cucchiaio di legno. Versiamo l'acqua in pentola, lo zucchero, mescoliamo, poniamo sul fornello e da fuoco basso lasciamo riscaldare. Appena lo zucchero si scioglie, aumentiamo la temperatura del fornello, e cioè a fuoco medio. Lasciamo riscaldare fino a bollitura. Poi spegniamo, mettiamo su il coperchio e lasciamo raffreddare lo sciroppo completamente, e cioè una notte intera. Il giorno dopo spremiamo un limone. Aggiungiamo il succo allo sciroppo e mescoliamo. A questo punto iniziamo a preparare l'uva. Non temete se alcuni grappoli presentano degli acini non perfetti, tanto li andremo a selezionare prossimamente. Preleviamo dal grappolo solo gli acini perfetti, e cioè quelli duri. Nel frattempo vi invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanellina così da rimanere sempre aggiornati. Andiamo a lavare i chicchi di uva più volte. Poi scoliamo. Asciughiamo con uno strofinaccio in cotone e se notiamo dei chicchi imperfetti andiamoli a togliere. Mettiamo gli acini in barattoli ben sterilizzati prima e riempiamo a tre quarti il vasetto. Aggiungiamo lo sciroppo tanto fino a raggiungere sotto la bocca del tappo. Gli acini devono essere ben ricoperti dallo sciroppo. Chiudiamo bene i barattoli. E per una lunga conservazione io uso il metodo a bagnomaria. Metto i barattoli in un recipiente ben capiente, li avvolgo di stoffa, canovacci che non uso più, tanta acqua fino ad un dito sotto il tappo e da fuoco alto faccio bollire. Appena inizia la bollitura lascio cuocere per 20 minuti. Poi spengo e lascio raffreddare completamente, una notte intera. Il giorno dopo tolgo dal bagnomaria e vado a conservare in un luogo fresco e buio. La conserva così si manterrà intatta fino a 2 anni dopo. Ingredienti: 1 chilo di uva possibilmente fresca, per lo sciroppo 1 litro di acqua, 1/2 chilo di zucchero, il succo di 1 limone. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like e condividete tra amici e parenti. Ciao, alla prossima!